Il programma è offerto da... Buonasera, quinta puntata di Salviamoci da Equitalia. Beh, devo dire che ci sono, grazie anche a questo programma, insomma, delle belle notizie per noi, però delle cattivissime per l'Equitalia. Ne parliamo dopo. Intanto vado a presentare alla mia destra un venditore ambulante che è voluto proprio venire qui. Buonasera, il signor Proietti Augusto. Buonasera. Buonasera, buonasera. La dottoressa Di Lallo. Buonasera. Come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene. E il signor avvocato, scusate, Gerardo Mannunza. Buonasera. Alla mia sinistra invece abbiamo il cabarettista, comico, attore Maxilli, in arte Maxilli, però in realtà si chiama Massimiliano Santilli. Buonasera, come buonasera va? Tutto bene? Sì, grazie. E finalmente abbiamo la settimana nuova per il professore Carmelo Calderone. Buonasera, buonasera professore. Buonasera a tutti. Com'è andata la settimana? Beh, insomma, tanto studio, tanta ricerca... Tante battaglie. Tante battaglie. Allora, si diceva proprio le belle notizie per noi, dicevo grazie anche a questo programma, però comunque è una lotta che noi insieme a tante altre associazioni insomma, fanno contro l'Equitalia. E volevo iniziare, professore, con questa notizia. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto del fare, dove sono previste delle modifiche importanti al sistema di riscossione gestito da Equitalia. Bene, diciamo finalmente una risposta a quelle che forse sono le richieste di tutti i comuni cittadini italiani. Ma soprattutto un fatto importante, noi in prima e in seconda puntata abbiamo espresso delle richieste proprio precise, dove dicemmo bisogna abolire e quindi rendere inviolabile la prima casa. La prima casa, la casa d'abitazione del cittadino, deve essere non più assolutamente aggredita dall'iscrizione ipotecaria d'Equitalia. Questo è stato stranamente, diciamo, forse volano, forse ha fatto ancora più alta la voce in quelle che erano le richieste dei contribuenti e questo decreto del fare ci ha portato una bella notizia. Bene, adesso le prime case, quindi la casa di abitazione del cittadino italiano, è impignorabile, ad eccezione di chi possiede il castello, perché castelli e ville importanti possono essere sempre oggetto di pignoramento. E questa è stata la prima notizia interessante. Dopo di ciò si è mossa anche un'altra notizia. Noi contestammo molto l'aggio di riscossione posto a carico del contribuente. Infatti, nelle prime puntate proprio abbiamo parlato di questo. Ebbene, è previsto da questo Consiglio dei Ministri l'abolizione di questo aggio di riscossione che consisteva nell'applicare da quest'anno l'8% della, diciamo, l'8% a titolo di remunerazione di Equitalia a carico in parte nella prima fase, nei primi 60 giorni a carico del contribuente ed a carico dello Stato e scaduti 60 giorni, fatto che capita spesso perché non si possono pagare le cartelle esattoriali, diveniva tutto a carico del contribuente. E questo qua è stato previsto da questo decreto del fare, qualche dubbio ce lo poniamo perché bisognerà capire se la Corte dei Conti adesso che sta vagliando questo decreto ne trarrà un significativo giovamento di cassa per il cittadino o se ne trarrà un giovamento di cassa negativo per lo Stato, vedremo. Professore, è arrivata un'email a proposito del fare, insomma, di questo discorso, e dice, Roberto, nome finto, per mantenere anche la privacy, sì certo, nel decreto del fare è previsto l'impignorabilità della prima casa, ma vale anche per gli atti già compiuti da Equitalia? Allora, nel decreto non è previsto, però la normativa tributaria prevede in pratica il favor rei. Il favor rei che è stato regolamentato parecchi anni fa, in cui si viene a stabilire che una norma successiva che sia più favorevole al contribuente può essere invocata nei casi ancora sospesi, quindi nei casi ancora pendenti io posso invocare il favor rei. Però se io ho avuto l'iscrizione ipotecaria sulla prima casa,
e ho saldato il debito e ho estinto tutto, non potrò chiedere né danni né risarcimenti allo Stato. Potrò soltanto essere tranquillo che non mi scriveranno più l'ipoteca sulla prima casa se io sarò debitore iscritto nei registri di Equitalia. Perfetto. C'è scritto il signor Augusto Proietti, che noi vogliamo ascoltare. Sì. Perché è venuto in trasmissione, insomma la redazione ha mandato un'email, la redazione l'ha invitato, vorrebbe dire qualcosa, insomma. Penso che non basterebbe un'ora per far parlare il signor Augusto, però tre minuti. Cinque, per carità. Beh. Allora il problema è questo, bisogna partire dall'inizio. Dall'inizio io ho una licenza per operare per strada, faccio il venditore ambulante, e l'amministrazione aveva fatto un'ordinanza che vietava di esercitare nei municipi primo, secondo, terzo e diciassettesimo. Siccome io sul titolo ce l'ho riportato questa dicitura, prima, seconda, terza e diciassettesima, ho fatto il ricorso al TAR e ho preso la sospensiva. Nel frattempo i vigili mi facevano tutte contravvenzioni, multe, prima da 10 milioni, adesso da 5.164 euro. E il comune, l'avvocatura ha detto che bisognava, non dovevano più fare verbali per il semplice fatto fino che non si discuteva il merito. Il merito è stato discusso, ho vinto al merito, questa è l'avvocatura che dice che non si possono fare sanzioni, questa è la sentenza del TAR che dice che ho ragione, però nel frattempo queste belle contravvenzioni che hanno fatto queste belle contravvenzioni, questa è la Gerit, che sono arrivati 600, quasi 700 mila euro di Gerit che non dovevano fare. Se volete inquadrare magari, ecco qua. Perché sono queste tante. Sono 600-700 mila euro, però penso che dentro c'è pure qualche contravvenzione che ho preso perché in divieto di sosta, quella la dovrò pagare. E dovrò, qualche contravvenzione è giusta, ma il 99% delle multe da 5.000 euro l'una che ho vinto, queste mi sono arrivate sulla Gerit che è già sono esecutive, che ho fatto ricorso perché loro diciamo che vorrebbero si sono. Poi il signor Alemanno Giovanni ha fatto la stessa ordinanza che vietava sempre primo, ma io ce l'ho scritto sul titolo, e mi hanno fatto quasi un altro 700-800 mila euro di multe, eccole qua, che se sono fresche di giornata e quindi dovranno arrivare altri 2 milioni di euro di Gerit, eccole qua, tutte belle così, che giustamente loro ho vinto su 5 giudici diversi, 5 tribunali diversi, quindi non è che sono scemi, cioè non è che sono scemo io o è scemo il giudice che mi ha dato ragione, 5 giudici, 5 tribunali diversi, 5 collegi diversi mi hanno dato ragione, significa che c'è un po' torto il comune. E queste contravvenzioni già so che andranno a Equitalia. Ora io dico, no? Ma invece di spendere tutti questi soldi di carta, perché queste qua è solo carta, perché un venditore ambulante che paga 3 milioni di euro a Gerit, manco se lavora 8 generazioni, gli può pagarsi 3 milioni di euro. Ma si può fare a uno che ha un titolo per lavorare 5.000 euro di multa dicendo... Quando io do il titolo al vigile, il vigile vede e lui scrive sprovvisto di autorizzazione comunale numero tot. Ma scusa, perché scrivi sprovvisto di autorizzazione comunale numero tot se io il titolo te l'ho dato, 5.000? Poi, giustamente faccio, ma loro lo fanno, dicono fai ricorso. Io i ricorsi ho fatti, ogni ricorso di sta multa ho dato 100 euro all'avvocato, però... La legge dice che c'ho ragione e il verbale deve essere annullato. E com'è che il verbale deve essere annullato e poi mi trovo sulla cartella delle tasse da Gerit 700 mila euro? Io questo penso che è un abuso. Infatti io, dato che sono una persona che sono martello bromarico, quello che loro mi vogliono estorci a me, io gli chiedo il risarcimento danni allora alla Gerit a costo di arrivare a Strasburgo, alla Corte Costituzionale Europea. Se tu, io te lo do 600-700 mila euro, in realtà te ne devo da 20 mila, tu e i soldi che mi vuoi estorcere, io li voglio da te come risarcimento danni e quindi io fino che campo farò causa
allo Stato italiano, alla Gerit, a chi ha mandato, per richiedere risarcimento danni. E poi un'altra cosa, ma il Comune di Roma che vende il mio debito al 5% alla Gerit, perché lo vendono al 5%, al 3%, no? E loro ci fanno un debito di 1000 euro, fanno diventare 20.000, 15.000, 8.000, non lo so quanto lo fanno, ma non è più giusto che sto debito, chiamano il debitore e dicono scusa, io devo vendere sto debito che c'è di 1000 euro, o devo vendere a 50 euro, o devo vendere alla Gerit, te lo vuoi comprare te o lo vendo alla Gerit e dopo ci paghi gli interessi dovuti? Automaticamente qualsiasi cittadino si comprerebbe il debito. Perché questo non si può fare? Perché la Gerit può comprare il mio debito al 5% e io non mi posso comprare il debito dal Comune di Roma al 5%? Perché come si dice, tu sei magnuca, io ci conduca, gli conviene vendere il debito al 5% a quelli, e quelli ci mettono interessi stratosferici, perché tutti i cittadini comprerebbero un debito al 5%, no, con la vecchietta che c'è una multa di 300 euro, gli arriva a 900, Morella, che non può fare la spesa. Tu alla vecchietta un debito di 300 euro, dici dammi 20 euro, la vecchietta i 20 euro te li dà, ma 900 euro non te li potrà dar mai, certo, perché quella ne più 300 di pensione. Perché non si può fare questo? Professor, politicamente volendo si può fare. Grazie. Professore, le abbiamo dato un bel compito questa sera. Sì, bene. Sì, vabbè, qua ci troviamo di fronte a una situazione comune. Si presenta qualunque organo di controllo, dice guardi, io sono pagato per scrivere, io ridico la multa. La multa, la sanzione, il rilievo delle infrazioni, ma poi lei faccia ricorso, poi vedremo. E questa qua è diciamo tutto il sistema che si è rotto, è una macchina rotta, non è una macchina che tutte e quattro le ruote veicolano per farla camminare. Qui una ruota va a destra, una a sinistra, l'altra non la troviamo più. E succedono questi fatti, perché poi nel momento in cui viene messo nel sistema automatizzato, anche se il Comune conosce il fatto delle sentenze, il sistema automatizzato di Equitalia, che ha già acquisito il debito del cittadino, quindi per lui è divenuto credito per Equitalia, automaticamente fa partire tutto ciò che di automatico esiste, quindi emette gli atti, quindi le cartelle di pagamento, se le cartelle di pagamento non vengono pagate scattano gli interessi di mora, scattano le procedure esecutive, quindi cominciamo il fermo, passiamo all'ipoteca, procediamo a pignoramento di crediti verso terzi. Ecco, questo è il problema di tutto ciò, il problema di tutto ciò è che c'è spesse volte un inascoltare di quelle che sono le sentenze dei giudici, e lì chiaramente andiamo a vedere che se un cittadino ordinario non rispetta la sentenza del giudice viene subito messo a rischio di sanzione penale, perché l'inosservanza delle sentenze è sanzione puramente penale. Se un ente pubblico non rispetta la sentenza del giudice non fa niente, non succede niente, per le casse dello Stato non possiamo permetterci di citarli per danni oppure di aprire una causa infinita ai danni di chi che sia funzionario che lo rappresenta. Questo è diciamo, il commento non tanto tecnico ma quanto proprio di dispiacere di questo sistema che potrebbe essere fatto da padre e figlio, come dico sempre io, la famosa regola del buon padre di famiglia che si dovrebbe applicare nel principio di questo Stato sociale, e non c'è. Lì ha ragione chiaramente il signor Augusto, che farà una causa di risarcimento del danno, ma perché comunque lui è segnalato in tutti i registri dei debitori italiani, e se va in CRIF troverà il suo debito scritto, stranamente, nonostante la privacy. Se va in banca troverà che non potrà avere nessun prestito, nessuna forma di credito, perché è un debitore dello Stato. Se vorrà prendere un lavoro per conto del Comune, dice mi fornite 500 magliette, io gli fornisce 500 magliette, lui è assoggettato, quando il Comune lo dovrà pagare, ad essere prima verificato se ha debiti con Equitalia, se ha debiti con Equitalia le 500 magliette se le incasserà direttamente il Comune di Roma, normalmente, no? Ora, qual è il problema che si poneva e mi poneva anche l'altro giorno un mio, diciamo, assistito alla fine? Perché mi ha detto, ma guardi, ma possibile, ma a me mi hanno pignorato 200 euro di fattura, cioè io avanzavo 200 euro da un ente pubblico, non so chi sia, e me l'hanno pignorati. Ora, io per questo debito i soldi non li ho presi, ho dovuto chiaramente emettere fattura,
emettendo fattura dovrò pagarne le tasse là sopra, e l'IVA, che è una partita di giro, ecco, se posto la domanda, dice, ma l'IVA che è una partita di giro che viene data a me come sostituto di imposte che io la devo versare allo Stato, io la devo riversare due volte, perché le somme me l'hanno pignorate pure per quanto riguarda l'imposta dello Stato. Ma perché se io, cittadino italiano, contribuente, generalmente imprenditore, che non pago 50.000 euro, no, più di 50.000 euro di IVA, vengo considerato penalmente perseguibile perché commetto reato penale, e tu praticamente, ente di Stato, perché comunque guidare alla fine un ente di Stato, ti appropri delle somme comprensivo delle tasse che io dovevo pagare quale sostituto d'imposta. Ecco, ho fatto una domanda molto particolare che mi ha fatto riflettere, perché io, da esperto di natura tributaria, da professore in questo caso, perché si dibatte spesso nelle università queste problematiche, e quindi cominciamo a mettere fuori la Costituzione, questo è anticostituzionale, quello lo rispetta, quell'altro no. E quando ti senti dall'uomo comune sollevato un fatto simile, dici, ma allora qui ci troviamo di fronte a una situazione di irregolarità. Ecco, e poi sorge il malcontento. Ma la cosa interessante in questo caso è dire che il signor Augusto comunque economicamente riesce anche a gestire tutte le situazioni, ma se capitano persone che non hanno tutto questo potenziale economico, come fanno? Cioè veramente in quel caso arriva proprio il problema psicologico. Cosa ne pensi? Si è venuta la dentiera per pagare la multa all'Equitalia. Si è venduta là? La dentiera. La dentiera. Per pagare la multa. No, noi ridiamo, ma veramente c'è da... Purtroppo io credo che veramente siano persone che hanno difficoltà serie proprio a rispondere all'Equitalia, perché poi non è che ti arriva la classica multa, devi pagare la multa di 100 euro, insomma. 100 euro limitata lì, no? Il 100, se non paghi entro 60 giorni diventano 200, se non paghi subito te pignoriamo casa, io casa non ce l'ho, te pignoreremo quella che ti comprerai, e tanto ma la compro, te pignoriamo quella di tua nonna, alla fine me se pignorano a me, pignoratemi, cioè, se la Italia vuole pochi soldi, dai, almeno se sono felici così. Ma lei fa il cabarettista, giusto, sì, di professione, sì, e quindi fa sorridere le persone, no? Sì, io giustamente, io, no? Con me l'Equitalia... La mia domanda è come vivono le persone generalmente? Vengono ai suoi spettacoli perché... Vengono ai spettacoli, io ho fatto ultimamente una scena di una signora anziana, la signora anziana che dice, ve lo faccio un po' minimamente... Tanto va la carta allarga che speriamo che non prenda il raccordo, che se trova traffico sai quando torna. Poi dice niente, ma arrivano un sacco di lettere, raccomandate, mi ho detto forse mi fanno cantare la canzoncina a trasmissione dei raccomandati, forse Massimo Ranieri mi ha chiamata. Stavo lì, vado lì, no, che era l'Equitalia, cercavano i soldi delle tasse. Io ho preso tutte le tasse che avevo a casa, Ricciarginori, le tasse di cappuccino, le tasse... da caffè glielo state tutte, sono andato lì all'Equitalia, queste sono le tasse, non devo pagare più niente. Poi pure l'amica mia Rosina gli è arrivata da pagare una tassa unica, si è ritrovata senza il bagno in casa, ma gliel'ha pagata alla fine, capito? Questo io ci gioco un pochino con... Quindi ci gioca, insomma. E allora ci gioco, poi... però anche a me è successo qualcosa di strano. Infatti io dopo volevo parlarne, anche perché è venuto proprio con un altro signore che è un avvocato che l'ha aiutato, amico, sì, carissimo amico adesso è diventato. Dottoressa Di Lallo, la vedo con un foglio, che cosa racconta? Sa che mi interesso molto di queste questioni, ho spulciato un mensile di Latina . E vi devo leggere un brano di un articolo del professor Calderone. Evasione o esasperazione fiscale? Il comune mortale italiano vive un periodo di confusione mista a paura. Io nella mia quotidiana giornata, vissuta da esperto e difensore della materia tributaria, mi sento a volte eroe e a volte vittima nell'assistere i contribuenti e le aziende di fronte alle miriadi di azioni invasive portate a compimento dagli uffici fiscali e dagli agenti della riscossione. Ma perché da cittadino sovrano ormai il cittadino è considerato parassita, evasore, condannato senza giusto processo e a furor di popolo destinato alla forca, sol perché indossa il suo amato cappotto griffato, regalato a Natale con tanti sacrifici dai suoi familiari.
Ecco, questo brano ci fa pensare veramente allo stato in cui siamo arrivati. Ormai il cittadino non è più sovrano, ma perché deve essere massacrato da una situazione che non vede via di uscita? Io non so cosa ne pensate, ma quello che diceva il professore prima della macchina rotta è quello che corrisponde un po' alla realtà di oggi. Allora, noi adesso blocchiamo solo un attimo perché mandiamo la pubblicità, salutiamo il signor Proietti Augusto, è stato soddisfatto, diciamo... Soddisfattissimo. Tanto lei lotterà fino alla fine. Ah, eh? Fino alla morte. Fino alla morte, insomma, vero? Quindi non si arrenderà mai. Non mi arrenderò mai perché sto nel perché giusto. Sta nel giusto e fa bene. Complimenti, grazie. La salutiamo, sappiamo che lei ha tanto tanto da fare, quindi buon lavoro, buona serata. E noi mandiamo la pubblicità e torniamo subito dopo. Diamo il benvenuto ad Eurocarina Work. Eurocarina Work è un'agenzia di somministrazione di lavoro interinale, regolarmente autorizzato ad operare in Europa e in tutti gli Stati membri. Eurocarina Work fornisce manodopera specializzata in tutti i settori e in Italia, offrendo un'alternativa concreta ai costi del mercato del lavoro, divenuti ormai insostenibili per le aziende. La sua missione? Trasparenza, serietà, competenza, rispetto della legalità e senso di responsabilità per far crescere una cultura consapevole del lavoro. Promuovere attività idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse umane. Svolge a favore di aziende e soggetti pubblici o privati tutte le attività di carattere sociale ed assistenziale, formative, informative e di orientamento, comprese le attività complementari ed accessorie, finalizzate al superamento degli ostacoli dell'effettivo esercizio del diritto del lavoro, sia in forma individuale che societaria. I valori che guidano ogni decisione di azione di Eurocarina Work, un punto certo di riferimento nel settore delle risorse umane. Eurocarina Work, leader nel settore del lavoro interinale. Bene, continuiamo la trasmissione e passiamo la parola alla dottoressa Di Lallo perché ha delle novità. Vero, dottoressa? Si parlava all'inizio della trasmissione del decreto del fare. Certo è che oggi se quello che detta il decreto del fare potesse divenire realtà concreta, dovremmo anche parlare di conti in rosso di Equitalia. Questo perché? Perché la maggior parte dei ricavi di Equitalia oggi vengono utilizzati per lo stipendio dei dipendenti. E qual è oggi il paradosso di fronte al quale ci troviamo? Che gli stessi sindacati si lamentano perché le provvigioni dei dipendenti di Equitalia potrebbero diminuire considerevolmente. E quindi ecco perché sono d'accordo con lei, professore, quando si parlava di una falla del sistema, di una macchina rotta. Ma allora cosa vogliamo fare? Difendere i dipendenti di Equitalia perché prenderanno meno provvigioni su quello che viene riscosso o pensare invece di ricostituire un sistema sano, ma direi piuttosto etico della situazione? Perché sì, è vero, se non sarebbe più corrisposto l'aggio ad Equitalia, chiaro è che i ricavi andrebbero a diminuire. Ma allora qual è il giusto? Difendere un dipendente che prenderebbe meno provvigioni? O magari, professore, parlando di un caso che mi è capitato l'altro giorno, magari difendere chi invece svolge un'attività propria come agenti di commercio, piuttosto che commercianti, eccetera, che si vedrebbero pignorate le proprie provvigioni? Allora, la domanda è troppo pertinente, troppo forte, perché comunque parliamo di etica, parliamo anche di sviluppo del sistema Italia e purtroppo i sistemi così complessi, compresi i sindacati che hanno tutte le loro ragioni di difendere i lavoratori, spesse volte dimenticano che per fare reddito in Italia devono esistere le aziende devono essere favorite e l'italiano che dovrà pagare le tasse dovrà essere comunque stimolato dall'inventare imprenditoria. Allora, le provvigioni. In questo caso ci troviamo di fronte a due tipi di provvigioni diverse, no? La prima è quella lì che io, dipendente pubblico o non pubblico, che sia Equitalia, che sia un altro ente, ottengo dei premi di risultato su quelli che sono gli incassi che faccio fare alla mia azienda, chiamiamolo così. Lì chiaramente siamo su un discorso, è un dipendente di un'azienda, pubblico o privata, ha già il suo stipendio di base, se il suo stipendio in parte diminuisce, non può succedere niente in virtù del fatto che non prende le provvigioni incentivanti, anziché di 10 ne prende 5, ma nel caso di un agente rappresentante, il caso tipico che quello che percepisce le provvigioni,
nel momento in cui io mi trovo tolte tutte le provvigioni che io avanzo per un determinato periodo, solo perché l'agente della riscossione, Equitalia in questo caso, va a fare un'attività di pignoramento presso terzi, previsto dalla norma purtroppo fiscale, e mi troverò a fine mese senza avere niente. Quindi ho lavorato, ho investito, ho fatto solo spese e poi alla fine, soltanto per questo, chi mi difende? Ecco, quello è il principio. C'è un'associazione di consumatori che mi difende, c'è un'associazione di commercianti che mi difende. Purtroppo, stranamente, è più difesa il lavoratore dipendente, che poi è quello che comunque vive in virtù dell'economia creata dalle aziende. Questo è quello che mi stupisce. E questo è quello che sempre dico, ma sto padre di famiglia, mannaggia la miseria ladra, che pensa ai figli, ma perché pensa solo ai figli che sono galline bianche e a quelli che sono diventate galline nere, gli imprenditori, li sta bistrattando e maltrattando? Ma perché maltratta così tanto gli imprenditori? Io non l'ho mica capito. No, veramente, cioè, in maniera pratica, perché? Ma non li vuole, io ho detto anche in altre puntate, non li vuole gli imprenditori lo Stato? Ma non si... Ci vuole tutti i dipendenti? Dal mio punto di vista... Se uno è un po' più creativo, vuole creare delle cose nuove e assumere personale, ma perché? Ma dal mio punto di vista non si riesce a capire questa assurda macchina che si è messa in movimento, che è una macchina di profonda riscossione. Lo diciamo sempre, ma perché lo Stato sociale è divenuto uno Stato economico? Quindi divenendo uno Stato economico genera obbligatoriamente delle imposizioni su chi effettivamente produce reddito. Chi produce reddito, se viene perseguito e quindi eccessivamente tassato, entra in uno status volontario di interdizione addirittura da quella che possa essere la sua missione di imprenditore. Tant'è vero è che purtroppo, mi dispiace dirlo, molti imprenditori hanno trasferito le loro attività all'estero, hanno licenziato gli operai, cioè, quindi fondamentalmente è come il gatto che si morde la coda. Questo è l'assurdo, non riusciamo a capirlo perché questi tecnici, perché non riescono a mettere a punto un sistema di fiducia, perché il rapporto che si dovrebbe formare fra cittadino e Stato dovrebbe essere un rapporto di fiducia. Io attestato pago le tasse, giuste per quelle che posso permettermelo di fare, tu Stato a me dai comunque un servizio valido, perché noi paghiamo al Comune di Roma, per esempio, non volendo esorcizzare gli altri diciamo, sistemi, pago un sacco di soldi di multe e le strade sono totalmente piene di buche. Cioè, questo non mi domando io, questo si domanda il comune cittadino, ma anche l'imprenditore che magari ha rapporti con imprenditori esteri che vengono in Italia con la propria auto e si lamentano specificatamente perché in Italia com'è che noi abbiamo le buche persino nelle strade della capitale. Ma ci sono tante cose che non vanno veramente bene. Io ho buche sulla strada qui a Roma, non fatte per giocare a golf. No, vuol dire, ma si chiede anche risarcimento eventualmente al comune se dovesse succedere qualche cosa. Siamo sempre nella teoria di Pantalone. Siamo sempre punto... La teoria di Pantalone, che le tasche, poi la mano in tasca, a chi viene messa? Al cittadino. Al cittadino, il cane che si morde la coda, come si suol dire. Se posso intervenire, pure questa questione delle provvigioni e dei premi sul recupero delle tasse da parte dei dipendenti di Equitalia, porta a delle, diciamo, iniziative che sono ai limiti della legalità, perché non sono il primo ad affermarlo, ma è pieno di esempi in cui l'Equitalia esige pagamenti inesigibili da decenni. Allora, poniamo un limite a questo tipo di azioni, non so, ideando delle sanzioni a carico dei dipendenti di Equitalia che tirano un po' troppo l'acqua verso il loro mulino, perché a me sembra che ci sia una, come stavamo dicendo prima fuori della trasmissione, una erosione dei diritti di difesa della gente, che è molto più evidente adesso in tempo di crisi. Tra l'altro è stata denunciata da Amnesty International, questa erosione del diritto di difesa dei cittadini. E classico esempio è l'esito di una vicenda giudiziaria che vede come controparte l'Equitalia. Allora, nel caso in cui il cittadino perda il suo ricorso nei confronti di Equitalia, il più delle volte viene condannato come diritto, viene condannato al pagamento delle spese nei confronti dei difensori di Equitalia.
laddove il cittadino vince un ricorso contro Equitalia, la questione si pone in altri termini, cioè vengono fatti rinvii delle udienze al 2016, vengono scompensate le spese di lite in spregio alle previsioni di cui al codice di procedura civile. Tutto ciò determina un disequilibrio tra la posizione dovrebbe essere paritetica del cittadino nei confronti, ce lo insegnano a scuola, all'università, del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. È evidentemente una manifestazione del potere d'imperio dello Stato nei confronti del cittadino suddito, che dalla rivoluzione francese ad oggi si cercava di eliminare e che sta emergendo nuovamente con tutto il suo impeto in questa situazione di Avvocato, di velocemente, volevo chiederle, può spiegare al professore quello che è successo al suo cliente che ora è diventato amico, insomma, no, a Maxilli? Io spiego al professore. Allora, innanzitutto si tratta di una vicenda che si è conclusa, per cui non è attuale, per cui ne posso parlare, perché certo, se fosse chiaramente... Esatto. Cioè, pendente. Se fosse pendente non potrei fare menzione di alcunché. Certo. No, si trattava di un credito, non ricordo neanche, dell'86? Dell'84. 84, quando Maxilli viveva in America. Lavoravo in America, pagavo le tasse in America e mi chiedevano le tasse dall'Italia. Io non capivo mai questa cosa. Tra l'altro, a parte la questione appunto di merito, nel senso che come mai venivano chieste queste tasse nel momento in cui la persona qui davanti abitava in un altro paese e lavorava in un altro paese e produceva reddito in un altro paese. C'è pure la questione della notificazione di questa... Può succedere, professore, che lavori fuori e si chiede le tasse qui in Italia? Il sistema ormai è rotto. Ormai succede tutto e di più. Succede, anche però è strano, perché sicuramente era scritto nell'elenco del comune, dell'anagrafe comunale dei cittadini residenti all'estero, no? Oh, a me mi sono venuti a chiedere i soldi. Quindi per cercare i soldi all'estero l'hanno trovato. Bisogna capire se effettivamente in Italia, che so, c'è qualche bene, una casa, delle rendite... No, io ormai, come diceva... Nudo sono, come dice la... Come diceva Augusto, sono venuto, però io gli dico la mia, io nudo sono venuto e nudo me ne vado. Cioè niente ciò e niente me levano. Questo se lo mettesse in testa l'Equitalia, perché alla fine l'Equitalia ha portato tutte le persone a denudarsi di tutte le proprietà. Cioè si arriva a un punto, mi denudo di tutto. Io, ecco, vogliono questo. I poveri in Italia. Cioè che cosa vuole l'Equitalia? Ci vogliono che poveri. Vuole che te paghi una multa, un bollo, come diceva lei, professore, un bollo su una strada che lei cammina, ci stanno buche, tombini che escono fuori, San Pietrino, l'altro giorno è cascata una signora a piedi dal San Pietrino, cioè, però noi dovete pagare le tasse perché il bollo di circolazione, ma io te lo voglio pagare sto bollo di circolazione, però tu fammi circolare pure bene, perché io devo pagare certo. Un bollo di circolazione e poi mi devo ammazzare. Tanto la tassa sulla proprietà che c'è solo in Italia, mi pare, vabbè comunque. Dottoressa Di Lallo, cosa ne pensa? Ci vuole l'Italia, lo Stato ci vuole poveri, ma a noi piace la ricchezza, come dobbiamo fare? Io lancerei una sana ricchezza. Lancerei quasi una provocazione. Bisognerebbe inventare la figura dell'assistente sociale fiscale. Cosa ne pensa, professore? Infatti, inventiamo una nuova figura. L'avevo pensata pure io. Uno psicologo. Perché quando si dice, ma chi effettivamente non può pagare un professionista per difendersi, dove si deve rivolgere? All'Unione dei Consumatori, che è una forma di assistente sociale, formalmente, ma un assistente sociale forse mirato sarebbe il caso. Ma poi mi viene da pensare adesso anche questo, perché purtroppo da studioso poi le penso tutte, ma dico, il signor Augusto disse poco fa, ma il Comune di Roma vende ad Equitalia i suoi crediti, quindi li cartolarizza e li vende ad una cifra simbolica, non sappiamo quanto, attenzione. Ma allora perché non formiamo un'unione di consumatori che cartolarizza i crediti dei cittadini romani? Ecco, una domanda provocatoria, qualcosa di provocatorio come quella, l'associazione che difenda proprio, diciamo, e assista quelli che sono purtroppo vessati dal sistema, sistema di riscossione, perché non è solo fiscale, il sistema di riscossione riscuote tasse, multe, INPS, INAIL, acqua, asilo, tutto ciò che ci vogliamo mettere dentro. No, ma anche perché nella scorsa puntata lei, professore, è abbastanza testimone, anche lei dottoressa, di quella signora che diceva io penso tutti i giorni a qualcosa di non bello, insomma, cose che neanche voglio dire, nominare, insomma. Lì, l'unione dei consumatori non serve a niente, lì però, serve proprio un sistema di assistenza sociale, perché la signora quasi quasi piangeva. No, ha pianto, si ricorda, vero? Ha pianto. Sì, sì.
Ma come ci si permettono di farci piangere? Ma io noi vogliamo ridere. Abbastanza forte come uomo. Sorride. A me veramente mi è arrivata, quant'era Gerardo? 13.000, 15.000 euro. 15.000 euro. Mettiamo, io ero una persona debole. Appunto. Quindi, oddio, come faccio? Oddio, magari mi disperavo. Si suicida. Oddio, non so, mi ammazzo. Tutto questo perché l'Equitalia se sbaglia, poi magari è stato poi un errore, perché dopo 84, siamo 94, 2014, 20 anni, passati 26 anni, 30 anni quasi, cioè tu mi vieni a chiedere una cosa di 30 anni fa, cioè fanno, a prescindere fanno degli errori secondo me madornali. Però professore le volevo chiedere, c'è questa possibilità di eliminarla totalmente l'Equitalia? No, allora... Cioè proprio eliminarla dalla nostra vita, no? Il pensiero di studio, diciamo, di alcune università italiane è quello che la riscossione dovrebbe tornare in mano allo Stato. Ecco. Lo Stato, utilizzando i suoi dipendenti, che ce n'ha tanti, che tra l'altro adesso utilizza per ripiego in certi casi, potrebbe attivare una procedura di riscossione pacifica, senza gravare il cittadino di costi, ma soprattutto senza gravarsi di costi, perché quando adesso diminuirà, e mettiamo il caso che la Corte dei Conti accetti di togliere l'aggio, ma Equitalia chi la paga per fare la riscossione? Se Equitalia incassa soltanto dall'aggio e dagli oneri, diciamo, accessori, quindi ci sarà obbligatoriamente Pantalone che paga, quindi ce lo toglierà da là sopra, ma ce lo graverà sempre sulle tasche a noi, cioè siamo sempre lì, quello è il principio, perché se tu devi riscuotere Stato 5.000 euro di imposte non pagate, mi sono divenute 8.000 euro, li porti a riequilibrare e diventano 9.000 euro, aumentano gli interessi e diventano 14.000 euro, beh, fai semplicemente questo, devi riscuotere 5.000 euro, li riscuoti tu Stato, utilizzi un dipendente che tu paghi, anziché di mettermi il 30% mi metterai pure il 15% e lo riscuoterai sicuramente, il cittadino si sentirà garantito pure, tra l'altro, perché noi ci troviamo, abbiamo parlato prima nelle precedenti puntate, le notifiche, a volte non arrivano le lettere a casa, le comunicazioni, non viene data notizia che ci hanno scritto l'ipoteca, non viene data informazione che quella cartella di pagamento si trova depositata alla casa comunale e tu ti trovi poi sotto una catastrofe, perché praticamente non sapendone ti trovi a rischiare di aver iscritto un'ipoteca, un fermo, qualunque cosa, all'improvviso dici, beh, mi stanno mettendo in vendita la casa. Io di questo caso ne parlai due puntate fa circa, che un contribuente, una società agricola a Udine, ha avuto in 6 mesi la messa in vendita di tutti i beni di possesso e non ricevette niente. È vergognoso, però. Questo fu il principio, soltanto perché depositavano col 140 alla casa comunale, non facevano le ricerche, poi chiaramente dimostrato l'esistenza dell'azienda, il 140, soprattutto nel tributario che è molto più vincolato, non poteva essere applicato, tu hai fatto un'azione catastrofica in cui questo lesse sul giornale la notizia, lesse sul giornale la notizia della vendita, quindi ci troviamo di fronte a un caso in cui il risarcimento del danno qui sarà enorme, ma il danno chi lo pagherà poi alla fine? Di riflesso noi, e sì, siamo sempre lì, quindi allora dai ai funzionari dello Stato il compito, svolgilo in maniera legale, vedrai che otterremo risparmio, saremo felici tutti, certo, quanti, e materialmente cominceremo a tenere queste casse piene e a pensare di diminuire questa pressione fiscale. E a vivere meglio la vita, insomma, no? Posso fare una domanda? Come dico sempre, professore, ce lo meritiamo. Sì, prego. Volevo chiederti una cosa. Se io ho la mia residenza, e l'Equitalia però mi scrive a casa di mia madre che io non ho più la residenza, che valore ha? Beh, se io non ho più la residenza da anni da casa di mia madre. Certo. Allora, questo perché comunque la residenza ce l'ha all'estero. No, io ce l'ho qui in Italia, sì, però in un'altra via. Okay. Io ho cambiato proprio il cambio residenza, tutto, regolare, al comune. Però l'Equitalia mi scrive a casa di mia madre. E perché? No, allora quello è sempre un problema di sistema. Dovrebbe essere effettivamente acquisito dall'anagrafe tributaria automaticamente quando io trasferisco la residenza al, esatto, comune. L'anagrafe tributaria dovrebbe trasmettere la variazione d'Equitalia. Equitalia, tutto il suo sistema non parte praticamente o si inceppa a metà, e Equitalia continuerà a notificare a casa della vecchia, quindi nella vecchia residenza. In questo frangente effettivamente se questa cartella di pagamento non viene ricevuta, si da verifica, personalmente. Certo, non viene ricevuta personalmente, perché magari lì a casa verrà il funzionario
magari non il messo notificatore dell'Equitalia, avrà il postino che porterà la raccomandata e dice è residente qua? No, gliela rimanda indietro. La considerano notificata, alla fine, benissimo. Oh, ma neanche quando, giusto. Ma non è neanche giusto, perché poi io me ne dovrò rendere conto successivamente, dovrò chiedere gli atti e invocare di fronte al giudice l'inesistenza giuridica di questo atto, non la nullità, l'inesistenza giuridica, quindi il valore giuridico che possa avere per essere speso questo titolo. Tant'è vero che Cassazione ha fatto una sentenza recentissima dove ha detto soltanto l'indicazione del numero civico sbagliato in seno alla cartella di pagamento ne determina una giuridica inesistenza. Quindi ci siamo trovati di fronte a una decisione molto giusta e pacifica che prima veniva superata dal fatto, ma di fatto poi l'ha saputo, sì. Il sapere è una cosa, il fatto legale è un'altra, quindi io lo conosco questo fatto, ma questo fatto per essere giuridicamente poi contestato nei miei confronti deve rispettare i canoni di tutte le procedure. Ecco, e lì si è attenuta la Cassazione. Professore. Diamo la pubblicità e torniamo subito. Grazie. Benvenuti a Formula Group. Formula Group è un consorzio che opera con la formula del Global Service. L'obiettivo è fornire servizi sempre al massimo degli standard qualitativi a costi contenuti. Grazie alla professionalità del proprio personale e a sinergie create attraverso un collaudato sistema di gestioni. Di cosa si occupa Formula Group? Formula Group si occupa di logistica, movimentazioni merci, facchinaggio, trasporti dedicati grazie ad un parco automezzi, igiene ambientale, manutenzione del verde. I nostri clienti possono contare su specializzazioni quali selezione e cernita di rifiuti non pericolosi, operazioni di scarico e carico delle merci, controllo qualità, bollettazione e stampa etichette, inventari, imballaggio e tanto altro ancora. Formula Group vi garantisce qualità a basso costo per un risultato eccellente. Bene, siamo tornati e volevo passare proprio la palla, come si dice in TV, all'avvocato Manunza riguardo la causa che ha fatto per Maxilli. Com'è finita poi? No, il ricorso non è stato neanche depositato perché diciamo, le cartelle sottostanti il credito sono state sgravate in sede di mediazione tributaria. Cioè, attualmente è possibile rivolgersi prima di intentare un procedimento presso la commissione tributaria, presso nei casi in cui appunto il credito portato dalla cartella si riferisca a un credito dell'amministrazione finanziaria, ecco, solo nel caso dell'amministrazione finanziaria è possibile ottenere uno sgravio delle cartelle in sede stragiudiziale, e nel caso suo si è verificato questo, cioè praticamente non è stato neanche necessario depositare il ricorso perché è stata riconosciuta la palese illegittimità della pretesa tributaria portata dalla cartella, perché era palese dopo quasi 30 anni, se no, mi devi dimostrare che ogni X anni tu mi hai interrotto la prescrizione per 30 anni, me lo devi dimostrare, quindi voglio dire. Però mi veniva in mente un altro caso in cui appunto viene fuori in tutta la sua evidenza questa criticità presente nei sistemi informatici, presumo, no? Ne stavate parlando prima, mi sembra, in dotazione alla pubblica amministrazione, perché lo stesso giorno in cui ottenevo uno sgravio, sempre in sede stragiudiziale, quindi di fronte all'amministrazione finanziaria, di una cartella, l'Equitalia metteva il fermo amministrativo sul veicolo del mio assistito. Quindi lo stesso giorno mi ha chiamato il mio assistito per dirmi che gli avevano messo il fermo amministrativo e io gli ho detto, ma veramente a me è arrivata la comunicazione che ci sono state sgravate le cartelle. Quindi adesso tuttora hai il veicolo sotto fermo amministrativo per una piccola eccedenza rispetto. E quindi ora vedremo come risolvere pure questa situazione, che è paradossale. Professor, in uno stato di diritto, no? Lei, in uno stato di diritto è paradossale. Chissà quante ne vede il professore di queste cose tutti i giorni. Ma io penso questo. Io durante da bambino guardavo i film Il pianeta delle scimmie, quando poi praticamente si è pensato pure addirittura a fare il film delle macchine che avrebbero dominato il mondo. Siamo arrivati. Adesso in Italia le macchine, i sistemi informatici dominano il cittadino.
perché l'automatismo che si forma in quel caso, quello è un automatismo, è privo fuori dal pensiero di ogni funzionario di Equitalia, perché quello è un sistema collegato perfettamente nel momento in cui viene infasato, questo sistema partirà come un missile e scaricherà sul cittadino tutte le possibili situazioni per far sì di farsi pagare. Quindi lì in quel caso non era al corrente dello sgravio fatto dall'ufficio, perché non era stato infasato chiaramente in quel momento, quindi la macchina ha continuato a operare. Ma l'assurdo poi qual è? Che nonostante che si mette in evidenza che è stato fatto lo sgravio, è rimasta una piccola parte di debito che magari non potrà essere valevole, non lo so, per fare quel fermo, ancora esiste, e quindi questo cittadino che magari ha solo quella macchina, quell'automezzo, si trova a dover veicolare in giro a piedi, usare il taxi, oppure farsi prestare l'auto da un altro cittadino. Andare in bicicletta, perché poi fa bene. Posso fare un'altra domanda al professore? Volevo chiedere una cosa. Vabbè, la prima casa per legge diventa impignorabile. E se una persona ha un solo mezzo di trasporto per andare a lavorare, per esigenze personali, per accompagnare non so chi, un parente malato, cioè, come si comporta? Come si dovrebbe comportare una persona che già soffre di problematiche nella sua famiglia? Magari ha una persona malata, deve accompagnarla a fare, non so, una terapia, una chemioterapia o che sia, e ha un solo mezzo, non c'ha i mezzi di sostentamento per far fronte anche alla vita quotidiana di tutti i giorni, l'Equitalia gli mette il pignoramento sulla macchina. Cioè, come ci si può comportare un cittadino? Qui effettivamente ci troviamo a cozzare contro quelli che sono i principi del codice civile, no? Il fatto che sono impignorabili i beni di uso primario, no? Quindi se viene a casa un ufficiale giudiziario non mi può pignorare il tavolo dove io pranzo, la cucina, la camera da letto, mi può pignorare soltanto i beni voluttuari, quelli che non siano effettivamente necessari al sostentamento della mia famiglia. Idem dovrebbe essere lo stesso mezzo, quindi l'autoveicolo unico in possesso del cittadino, e quindi che lo utilizza per la famiglia innanzitutto e poi per andare a lavorare, fondamentalmente si trova ad essere bloccato, e questo blocco che viene fatto, che incide sul divieto di circolazione comunque, ne determina un'attività anticostituzionale, quindi viene violato quindi il diritto di proprietà, il diritto al lavoro, la famiglia, l'imparzialità, cioè tocca almeno 5 articoli della Costituzione che vengono, diciamo, smossi da questa azione. Io dissi, e tanto tempo fa ho scritto pure su alcuni giornali questo particolare, ho detto: ma perché è stato? Ma fai una cosa, anziché difendere il fermo amministrativo, che gli giochi bene nei confronti dell'assicurazione, che se succede qualunque cosa, anche col mezzo parcheggiato di fronte casa, io il mezzo fermo, pignorato quindi, sì, mezzo fermo davanti casa, perché non lo posso spostare, non ho altro posto per ricoverarlo, dormo, me lo metto lì. Se poi da caso qualcuno inciampa e cade sul mio mezzo, assicurato regolarmente, la mia assicurazione non lo pagherà, perché c'è il fermo amministrativo. È inutile spiegare, ma si trova fermo di fronte casa, dice no, tu lo dovevi ricoverare addirittura, in un posto dove non poteva dare lesione o danno, cagionare danno a terzi. Ma metti, iscrivi l'ipoteca. A un certo punto io so che questo mezzo me l'ha ipotecato, se non pagherò me lo metterà in vendita, però lo potrò utilizzare. Ecco, questo è il principio, non cagionerò danni nemmeno allo Stato, perché se con questo mezzo io non sono al corrente che è stato messo il fermo, come capita spesso, per strada vado a fare un incidente e diviene un incidente mortale perché vado a investire un pedone, io dovrò pagare cittadino il danno che darà il tribunale, ma io non ce l'ho sti soldi. Allora dovrà intervenire sempre lo Stato con il famoso fondo di garanzia per le vittime della circolazione, quindi della strada, e pagare. E siamo sempre lì alla teoria di Pantalone, cioè tu vai per prendere 500 euro di multe che non puoi riscuotere secondo te diversamente, che gli hai fermato l'auto, e poi ti costa 1 milione di euro di risarcimento del danno per un fatto che tu stesso hai generato e che comunque indirettamente gli fai un favore alle assicurazioni, perché le assicurazioni appena succede qualunque cosa dice: ah, c'era il fermo. Quindi questo qua. Ma è una domanda così che mi viene. Finisco? Sì, perdonami. Prego, no, perché... Cosa può fare il cittadino? Il cittadino deve rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Quindi se sono delle multe che gli hanno cagionato il fermo, si rivolge al giudice di pace e chiede la sospensione motivandone
chiaramente il fatto che il bene è l'unico in possesso e la ottiene generalmente. Se è un fatto tributario comincia a diventare più lunga, perché per avere una sospensione tributaria passano almeno 3-4 mesi. Se è un fatto di natura civilistica si riesce a ottenere, che so, per l'INPS, per qualcos'altro, i giudici sono molto sensibili. Però comunque dovrai prendere un legale, pagarlo e poi chiaramente sperare che hai la sospensione. Perché potrebbe anche stabilire il giudice e dice no, questo debito è dovuto, tu puoi circolare a piedi perché abiti vicino, certo, al posto di lavoro, l'ospedale ce l'hai di fronte e quindi la macchina te la lasciamo ferma lì dove sta. Grazie, professore. No, dicevo, ma così mi è venuta un attimo, ma quando che anno è nato l'Equitalia? Nata? Ma l'Equitalia, allora, il sistema di riscossione in Italia c'è stato sempre, veniva dato prima in gestione ai famosi privati. Io mi ricordo in Sicilia, io sono siciliano, quindi giovanissimo, era dato in gestione ai famosi fratelli Salvo, che poi furono indagati per altri motivi e quindi gli torsero questa gestione e la dettero alle banche. In quell'epoca la riscossione dell'esattoria, che così si chiamava, era data per riscuotere le tasse comunali, quindi si riscuoteva la tassa sulle immondizie. Tant'è vero che, ripeto sempre, alcuni anziani che vengono a trovarmi allo studio a volte mi dicono: guardi, mi è arrivata una tassa sull'immondizia di 10.000 euro. Dice: possibile mai che si paga tanto? Perché sono ancora convinti che l'esattoria riscuotesse, quindi anche Equitalia adesso riscuotesse solo immondizie. Equitalia poi è stata, diciamo, formata, chiamiamola Equitalia, quindi la riscossione è stata molto modificata con la riforma formatasi nel corso degli anni 97-98, in cui si sono voluti dare più poteri alla riscossione. Ecco, questo un po' è stato il principio. E da lì sono sorte, diciamo, ancora concessioni a soggetti esterni tipo banche, quindi Monte Paschi Gerit a Roma, poi Gerit e poi Equitalia, quando lo Stato ha detto: adesso passo la riscossione a me. Stranamente non lo fece, perché costituì una società esterna e la partecipò, e quindi la riscossione la dette sempre una società esterna che lucra su quella che è la riscossione di Stato. E quindi Equitalia è nata così. Ma si poteva chiamare anche, ripeto, Iniquitalia, solo Italia, ti riscuote e non ti pago, si poteva chiamare in tutti i modi, quindi non è soltanto perché si chiama Equitalia o Equitalia questo soggetto cattivo, è il sistema che lo fa diventare cattivo. Insomma, a professore, all'Agenzia delle Entrate non ci stanno via d'uscita. Questa è la morale. Invece c'è la dottoressa Di Lallo che voleva fare una proposta, vero dottoressa? Sì, volevo lanciare anche questa volta, insomma, una proposta un po' provocatoria. Si parlava all'inizio della trasmissione del decreto del fare e della possibilità di togliere l'aggio ad Equitalia, ma perché non essere proprio le associazioni consumatori da un lato e le associazioni degli imprenditori dall'altro a stimolare questa volta il governo a fare in modo che sia regolamentata davvero questa norma e non fare in modo che poi alla fine, come è successo, professore, si ricorderà senz'altro, la pubblica amministrazione doveva pagare entro 30 giorni le imprese e poi in realtà non è accaduto. Perché questa volta non essere proprio noi cittadini, dicevo, da un lato i consumatori, dall'altro le imprese, a spingere e fare pressing sul governo su questo? Dovremmo fare così ed è giusto. In America si usano molto le class action, no? Quando i cittadini vengono danneggiati dal sistema, si riuniscono, fanno una causa di gruppo e funziona. In Italia c'è stato il lancio della class action, l'avvocato me ne dà sinceramente conferma sicuramente, ma questa class action è stata sempre giudicata nei tribunali molto vaga o addirittura non considerata, non valida, perché non rispettava le condizioni di base. Quindi bisogna fare associazioni sicuramente, le associazioni dovrebbero riunirsi e cercare di fare pressione, pressing di fronte al sistema, imponendo, non dico in maniera illegale, imponendo in maniera legale, spiegando i fatti come da giusto, che se si facesse questo sistema si potrebbe ottenere dei risultati che faranno perdere magari allo Stato in quel momento quell'appeal economico, ma ne faranno guadagnare poi tanti altri. E io invece vorrei dare la parola a Max Hill, se certo, mi permettete, perché ecco, c'è qualcuno, qualche grande attore che ha fatto proprio la storia del cinema italiano, che è Totò. Sì. E Totò ha recitato uno, quando qualcosa pensa di importante pensi... per far comprendere proprio che soldi, i debiti, tutto, poi alla fine dove corriamo tutti, che i valori della vita sono qualcos'altro. È vero. Che non ci dobbiamo mai buttare a terra, che la nostra vita, lo dico sempre, non ha valore, non ha prezzo, ha un grande valore. A me viene in mente, quando penso a Equitalia,
qualcosa di equo, così mi viene in mente una bellissima poesia che io interpreto spesso e volentieri perché mi dà a livella di Totò. A me mi fa capire tutto il senso della vita, e da mettere a parte il ceto sociale, mettere a parte le istituzioni, che si arriva a un livello, no? Ce la vuoi recitare? Sì, perché no? Grazie. Inizia: ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno l'ha da avere questo pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo triste giorno di messa ricorrenza, anche io vado. E con dei fiori adorno il loculo marmoreo e zi Vincenzo. Quest'anno mi è capitata un'avventura. Dopo aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci pensa che paura, come facette anima e coraggio. U fatto è che, se statemi a sentire, si era già fatta l'ora della chiusura, quando io, Tomo, stavo per uscire, buttando l'occhio su qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Lovico e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ma non stemma che la corona in coppa a tutto, sotto una croce fatta di lampadine, tre mazzi e rose, una lista a lutto, cannele, cannelotti e selumini. Proprio azzeccata la tomba il suo signore, c'è stata una tomba piccerella abbandonata senza neanche un fiore, per segno solamente una crucella, e in coppa appena si leggeva Esposito Gennaro nel Turbino. Guardandola che pena mi faceva stu morto senza neanche un lumino. Questa è la vita in cui mi pensava, chi ha avuto tanto e chi n'aveva niente. Madonna, suo povero si aspettava che pure alla de mondo era presente. Mentre fantasticavo con suo pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte e io rimanette chiuso prigioniero, morto e paura innanzi ai candelotti. Quando ad un tratto che vega lontana, tu gli ombra avvicinarsi a parte mia. Pensai, il suo fatto mi pare strano. Dormo, sono cascinato e fantasia. Ah, che fantasia, e chi lui marchese? Cutuba, caramello e uva strana. E chi l'ha d'apprezza isto, un brutto arnese, tutto fedente e con una scopa a mano? E chi lui certamente è Don Gennaro, un morto, un poveriello, un scopatore. In dal suo fatto non ci vega chiaro. Sono morti e si ritirano a quest'ora. Poteva starmi quasi in un palmo, quando il marchese si fermai e botto, savota. E Tomo, calma, dice a Don Gennaro. Giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire avete osato farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La cassa è cassa e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente, fa dopo che cerchiate un altro fosso tra i vostri pari e tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. E non v'avesse fatto che sto torto, è stata la mia moglie a fare questa fesseria. E che potevo fare, ero morto. Se fosse vivo vi farei contento. Piazza la casciulella che i quattro ossi, è proprio mo, big, in da sto momento me ne trasisse d'indanata fosse. E allora che aspetti, o turbe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se non fossi stato un titolato avrei già dato piglia alla violenza. E fammi vedere sta violenza. La verità, Marchè, mi sono scucciato e te sentì. E si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammassato. Ma chi ti crede? Sono Dio! Cadinto, siamo tutti uguali. Morto sei tu e morto sono pure io. Ognuno è nato tale e quale. L'unico porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Natale, Pasquale, Epifania, tu vuoi mettere in capo? In di cervello, tu sei malato ancora di fantasie. La morte è una livella. Nu re, nu magistrato, nu grande uomo, tra sinna su cancella ha fatto un conto che ha perso tutto. La vita è pure un uomo, e tu ancora non ti sei fatto il suo conto. Allora, senta a me, non fa orestia. Sopporto, ma che ti importa, sti pagliacciati fanno solo i vivi. Noi siamo seri, apparteniamo alla morte. Bravo, grazie. Complimenti. Bravissimo. Ma grazie. Senta, Massimo, ma se lei va vicino agli uffici di Equitalia, gli fa questo. Io glieli faccio, per fargli capire. La signora, bello. Io vorrei. Perché tante signore dice ci hanno paura che l'Equitalia gli sequestra pure l'ovulo. Sì. C'ha paura che gli sequestra la tomba. Dice in base a quanto c'ha le. No, guarda, il caro funebre dicevamo viene sequestrato, viene pignorato. Ma ancora non hanno pensato all'ovulo. Allora infatti adesso gli abbiamo dato una grande idea. Io ci avevo pensato nella misura in cui non vengono pagati i miei crediti nei confronti
della pubblica amministrazione. Va bene, noi adesso intanto vi ringraziamo, ringraziamo tutti quanti che siete venuti, veramente con piacere. Grazie. Noi ci rivediamo la prossima settimana, mi raccomando guardateci anche in replica il mercoledì alle 23.30 su YouTube e sul sito di Rete Oro ovviamente. Grazie professore, buon lavoro, buona settimana, buon viaggio, so buonasera che andrà sicuramente in giro anche per l'Italia, buonasera, alla prossima, grazie. Grazie.